Quest'anno siamo di nuovo a Tre Castagni, innanzitutto ringraziamo l'amministrazione comunale che come gli scorsi anni ci ha permesso lo svolgimento di questo evento. Siamo in piazza Marconi fino al giorno 31, è un evento pieno di artigiani, di prodotti tipici e anche di novità. Abbiamo la mostra di Sant'Agata che quest'anno ci sta facendo comunque da partner durante le nostre tappe delle nostre fiere. Tutte le sere, le serate saranno date da spettacoli. Dal classico folklore siciliano come il contastorie, come gruppi folcloristici all'interno dell'evento, come grandi classici come abbiamo il famoso Peppone che canta di André, abbiamo Astorina e tante altre serate che potete vedere anche nella nostra pagina Facebook per vedere appunto le serate che ci sono. Ogni anno questa fiera richiama tanti turisti, tante catanesi, per noi è un motivo di grande soddisfazione. Voglio ringraziare chiaramente tutta la mia giunta, il vice sindaco qui presente e soprattutto mi preme ringraziare Santo D'Agata che è l'anima, il motore di questa festa. Quest'anno si ripete la fiera a Tre Castagni organizzata da Etna Eventi Management a cura di Santo D'Agata, a cui vanno naturalmente i nostri ringraziamenti, i nostri complimenti perché ancora una volta realizza un bellissimo momento di attrazione. Quest'anno l'ha ancora una volta arricchita con dei momenti di spettacoli non indifferenti, ogni sera ci sarà un momento di alleggerimento e quindi si potranno trascorrere delle serate, bellissime serate a Tre Castagni tra artigianato locale, etnico, commercio e fiera in generale e al tempo stesso si potrà godere di qualche manifestazione, tra queste anche quella di Gino Astorina, ci sarà uno spettacolo di danza, ci saranno manifestazioni di sfilate di in costume, in sostanza ancora una volta il Comune di Tre Castagni protagonista e dobbiamo dire grazie a tutta la Giunta, naturalmente ai colleghi di Giunta, al Consiglio, al Presidente del Consiglio, ai consiglieri comunali, ma soprattutto al Sindaco e a Santo D'Agata per aver realizzato anche quest'anno questo momento di fiera. Castagni d'estate ad agosto con tanti eventi, sicuramente musica, teatro, cabaret, questi sono in linea generale tutti gli spettacoli, evidenzio quelli là magari un po' più importanti, abbiamo Carmelo Caccamo il 12, il 10 Antonio Pandolfo, abbiamo il 21 Toti e Totino, il 28 Salvo la Rosa e poi ci sarà una grossa sorpresa, ma questa sera non lo possiamo svelare, ma avremo un grosso ospite anche per tutta l'estate. Oltre il cartellone che vedete ci sarà previsto un ospite nazionale, un comico nazionale che sveleremo presto e sicuramente ci sarà da ridere. Vi aspettiamo a Tre Castagni, con piacere, per Tre Castagni d'estate 2022.